Bocche cucite dai due principali indagati nell'operazione La Tana delle Tigri, spirito collaborativo invece da parte di Pino Mauro Marco Aurelio, uno dei due spacciatori arrestati nella stessa operazione. Questa mattina alle 9:30 gli interrogatori di garanzia per l'imprenditore Vincenzo De Leonibus e dei due spacciatori Marco Aurelio e Ciarelli a Pescara. Alle 11:30 è stata la volta invece del dirigente del settore lavori pubblici del comune di Pescara, Fabrizio Trisi, rinchiuso a Madonna del Freddo a Chieti. De Leonibus e Trisi, rispettivamente assistiti dagli avvocati La Morgia, Della Rocca e Spagnuolo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per De Leonibus le motivazioni spiegate da La Morgia. Della facoltà di non rispondere, non abbiamo i documenti, dobbiamo esaminarli perché ne sono davvero tanti e in più è in una condizione, insomma, psicologica che potete immaginare, quindi avvieremo un'interlocuzione nei prossimi giorni con l'ufficio del pubblico ministero per cercare di chiarire la posizione di questa persona. Dalla prima lettura delle carte, Non qualche abbiamo le valutazione. carte, le abbiamo chieste, non le abbiamo ottenute, sono scatoloni di roba che dobbiamo esaminare, quindi quando le avremo lette sapremo fare una valutazione più compiuta. Decisamente più sintetico invece l'avvocato Marco Spagnuolo. È serenissimo, è serenissimo. Ma si è avvalso della facoltà dunque. Ha fatto le scelte processuali più opportune, grazie. Hanno invece risposto alle domande della GIP Fabrizio Cingolani, alla presenza dei PM Benigni e Sciarretta, e i due spacciatori Cerelli ha negato qualsiasi coinvolgimento. Non c'è nessuna attività di cessione di sostanza stupefacente nei confronti degli altri indagati, abbiamo chiarito le situazioni, sottoposta a varie domande da parte dei sostituti che hanno condotto l'indagine, abbiamo chiarito la posizione del signor Cerelli. Cosa si aspetta adesso? Ma aspettiamo come evolveranno i fatti e le richieste della procura se riterrà di andare avanti ancora. Sulle carte, su quanto è emerso dalle carte, qual è la valutazione complessiva? È una valutazione che abbiamo rappresentato ai magistrati che conducono le indagini, che sono solo delle supposizioni, che però non ci sono dei riscontri oggettivi. Marco Aurelio, invece, assistito dall'avvocato Gianluigi Amoroso, ha confermato di aver ceduto a titolo di amicizia in più di un'occasione dosi di cocaina a Fabrizio Trisi. Per Marco Aurelio verrà richiesto l'attenuamento della misura cautelare dal carcere ai domiciliari.